Come ha accennato lo stesso Marco, il problema è che il processo elettorale nell'ambiente istituzionale che si crea a seguito della prevalenza, quasi incondizionata ormai, dei trattati sull'ordinamento democratico costituzionale, è un corollario, di cui forse riuscirò a parlare in dettaglio, diciamo, però comunque è un corollario del fatto che il processo elettorale diventa idraulico, cioè in pratica, come abbiamo accennato, è tollerabile purché abbia dei risultati precostituiti e questi risultati precostituiti siano fissati da un'oligarchia che circoscrive quello che si può chiamare un certo equilibrio allocativo, cioè loro l'optimum sanno già qual è, non devono consultare nessuno. Attenzione, questa non è la mia teoria, è la loro teoria. Cioè, esiste un discorso famoso di Barroso nel congedarsi come Presidente della Commissione Europea in cui dice esplicitamente questo. Ed esistono poi tutte le enunciazioni, diciamo, del liberismo prima e del neoliberismo dopo che lo dicono. Cioè, in sostanza, questo è tanto più valido in quanto questo optimum economico, che è l'equilibrio allocativo, sia fissato a livello sovranazionale, quindi più è esteso a livello sovranazionale, più si ha questa predeterminazione di ogni possibile politica, di ogni possibile perseguimento di obiettivi. Cioè, in sostanza, gli obiettivi sono predeterminati, sono fissati da che cosa? Dall'ordine sovranazionale dei mercati. Cioè, grosso modo, dall'equilibrio e dall'efficienza che darebbe il sistema dei prezzi raggiunto attraverso il gioco della domanda e dell'offerta, privo di qualunque interferenza dell'intervento statale, che è tanto più disattivabile, quanto più io creo delle istituzioni sovranazionali. L'ideale, diciamo, l'estremo punto d'arrivo di questo è un governo mondialista, che appunto tolgano gli stati qualsiasi possibilità di fissare loro degli obiettivi e quindi di usare loro degli strumenti che siano autonomamente decisi dagli stati per questi obiettivi che i singoli stati in genere fanno coincidere con il benessere delle relative comunità. Invece, ripeto, diciamo, il format, l'ideologia, perché questa poi viene tradotta in economia, anzi ci mettono pure degli schemi matematici per dimostrarlo, però semplicemente è ideologia politica. L'ideologia politica è questa, appunto, che non è possibile lasciare alla libera determinazione democratica degli interessi sociali la determinazione degli obiettivi e quindi meno che mai degli strumenti, ma che questa possa essere decisa soltanto da chi governa il processo sovranazionale dei mercati. Allora, adesso forse vi verrà complicato questo, perché non è qualcosa che, non so se mi sono spiegato, comunque sia, non è qualcosa che è facile far digerire alla gente, quindi non glielo dicono in faccia. Ecco, il mio libro ha un po' questa diversa ottica, è un po', se vogliamo, come se fosse in chiave storica e ricostruttiva, una sorta di sceneggiatura di un documentario, quelli che non fanno, insomma, tipo Piero Angela, no, per capirci, in cui io affronto in parallelo, negli stessi identici anni storici, quindi nello stesso periodo, diciamo, grosso modo siamo alla fine degli anni 30 e durante gli anni 40, faccio vedere da un lato cosa dicevano coloro che poi, a seguito delle vicende note della Seconda Guerra Mondiale, arrivarono a essere i costituenti italiani, e quello che dicevano, teorizzavano, per teorizzazioni scritte, pubblicate in libri, in tutte le loro, diciamo, manifesti, nel senso di enunciazioni ideologiche, eccetera, eccetera, economiche. Quelli che erano invece quelli che sarebbero stati, che anzi che sono stati, gli ideatori, i costruttori della Federazione Europea, che poi si è, diciamo, sviluppata attraverso i noti trattati che partono
dagli anni 50 e finiscono nei trattati di Maastricht, poi di Lisbona, insomma, quelli con cui oggi abbiamo a che fare. Ecco, questo è importante capirlo. Negli stessi anni, quindi, viene teorizzata nella sua totale completezza sia il tipo di democrazia economica, cioè di risoluzione del conflitto sociale, perché questo lo dicono i costituenti. Noi siamo qui per trovare una soluzione all'equilibrio sociale, perché, come ha accennato Marco, le società governate in precedenza dal liberismo come principale filosofia politica avevano portato alla crisi del 29 e non solo, ovviamente. Poi, intrecciato tutto questo, c'era il problema dello sviluppo, o meglio della tipo di correzione economica, cioè di come si fa a uscire dalla crisi si ponevano i liberisti. E i liberisti se lo ponevano in modo molto semplice: le crisi non esistono, è solo un problema di quanto possiamo abbassare i salari, ve lo dico brutalmente. Poi ovviamente si possono usare enunciati economici più complessi, però semplicemente loro ritengono che le crisi siano anzi delle opportunità, come è noto, no? Ci sono delle teorie, dicono della foresta in cui soltanto gli alberi forti devono sopravvivere, gli altri è giusto che soccombano. E quindi nella sede costituente, per riallacciarsi, ci si rese conto che questo tipo di approccio aveva portato a grossi problemi politici, geopolitici, quindi economici, che si trasmettevano. Adesso non voglio scendere in dettaglio, insomma, comunque, per esempio, l'avvento del nazismo deriva non dall'applicazione, non dal fatto che ci fosse troppa inflazione, ma dal fatto che in quel momento stessero applicando, esattamente come oggi in Europa, delle drastiche, delle violente politiche deflazioniste, che significano che tu devi poter tagliare i salari, per poter tagliare i salari devi naturalmente accettare il costo di una disoccupazione molto alta, e questo ovviamente impoverisce moltissimo la gente. I liberisti ritengono che questo vada bene, sia un prezzo tollerabile, chi deve sopravvivere sopravviverà, e prima o poi si tornerà tutti a lavorare a livelli più bassi, l'inflazione sarà inesistente, la deflazione avrà portato il livello dei prezzi a quello giusto, l'offerta potrà riprendere, cioè la produzione potrà riprendere, visto che la gente accetterà di lavorare a livelli praticamente illimitati di flessione verso il basso dei livelli salariali. Questo è il punto, eh? Non c'è un punto di caduta, secondo la loro teoria. A un certo punto si arriverà a un nuovo equilibrio e ricomincerà, perché l'offerta crea, la produzione crea naturalmente il potere d'acquisto in mano a tutti i soggetti che partecipano al processo produttivo, tale che creare la domanda per assorbire esattamente quella produzione. Questo non si è mai rivelato vero. Se ne era accorto per primo un economista super liberista, che era Malthus, il quale dice sì, è vero che esiste che questa legge per cui l'offerta crea automaticamente la sua domanda, che è la legge cosiddetta di Say, non funziona, ma questo è perché il potere d'acquisto degli operai, pur soggetti, come lui riteneva giusto, alla massima flessibilità del salario, non bastano i salari, non bastano mai, perché loro sono libidinosi, quindi incontinenti dal punto di vista sessuale, si riproducono troppo e quindi non riescono poi a provvedere con lo stipendio. Quindi noi gli diamo i soldi giusti, ma sono loro che non si sanno trattenere. Quindi la cosa migliore per evitare, poiché la legge di Say non funziona, la cosa migliore è limitare le nascite. Ovviamente il metodo per limitare le nascite viene indicato, che tuttora vi sono dei teorici anche dentro la World Bank, per esempio. Se volete poi vi dico i passaggi in cui sono state dette queste cose. Insomma, per limitare le nascite, per limitare questo effetto di incontinenza sessuale, insomma, delle masse della plebaglia, perché questa, alcuni anche dentro le istituzioni europee hanno usato, pare, non so, questo termine, e sarebbe quello, sono guerre, epidemie e carestie. Quindi sono tutti strumenti che sono considerati non crisi. Quindi se succede che ci sta la guerra, l'epidemia, la carestia, non è una crisi ai loro occhi,
non è una cosa su cui deve soccorrere un ente esponenziale degli interessi generali della società e agire per cercare di evitare che si propaghi la carestia, si eviti la guerra, eccetera, eccetera, o l'epidemia. No, è qualcosa da lasciare al suo libero corso affinché poi si giunga di nuovo all'equilibrio. Allora, insomma, negli stessi anni, e questo vi assicuro che ha affascinato anche me, perché ho trovato tali e tante fonti che lo confermano, che all'inizio della mia ricerca avevo una serie di punti di riferimento, io non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo che si sarebbe stata una tale profluvio di teorizzazioni fatte negli anni 40 da parte di coloro che avevano grosso modo propugnato proprio l'idea dell'Europa unita, che riproducono discorsi che sono esattamente quelli di oggi e indicano finalità e strumenti di politica sociale, economica in generale, che sono esattamente quelli di oggi. Se poi andate, vedete insomma un po' il capitolo terzo del mio libro, vi troverete una quantità di enunciazioni in questo genere. Qual è stata in concreto il modo in cui, perché quello che in contrapposizione si era sviluppata il sistema della democrazia costituzionale, no? Il sistema della democrazia costituzionale nel libro, dico, ma insomma dovrebbe essere notorio, fa sì che la sovranità prevista in Costituzione consiste essenzialmente nel perseguimento da parte delle istituzioni, diciamo, politiche di vertice, cioè il plesso governo-parlamento, si dice, che sono i principali obbligati alla luce delle norme della Costituzione, nel perseguimento dei diritti fondamentali. La Costituzione si preoccupa di dire quali sono questi diritti fondamentali e ne mette uno al primissimo posto, perché lo dice nell'articolo 1 della Costituzione, lo ridice, se vogliamo, anche nel 2 e nel 3, nell'articolo 3 della Costituzione, quello sull'uguaglianza sostanziale, lo dice perché dice tutti i lavoratori, no? Devono essere posti in grado di partecipare alla vita economica, politica, culturale del paese. Quindi questo è evidentemente un programma, non un programma, perché questo lo ci tenevo a dire che non era un programma, era un obbligo attuale. Su questo c'è un dibattito chiarissimo in Costituente. Anzi, ci fu un dibattito ad un certo punto, ma tutte queste belle cose, no? Il diritto al lavoro, il diritto alla pensione, il diritto di soccorrere i deboli, cioè quelli che secondo Malthus invece sono un danno, perché prima muoiono meglio è, prima si arriva al nuovo equilibrio, no? Dico, queste cose le mettiamo in un preambolo, un bello e nobile, come hanno fatto nelle costituzioni francesi durante la rivoluzione, o come grosso modo hanno fatto gli americani con le dichiarazioni di Philadelphia, oppure li inseriamo come qualcosa che nella Costituzione fa parte del corpo normativo, cioè delle regole che devono essere osservate perché sono vere e proprie norme, quindi ci deve essere una qualche forma di sanzione. E questo dibattito fu risolto nel senso che devono essere delle vere e proprie norme, non ci doveva essere un preambolo, non ci doveva essere un programma. Vedete che proprio uno dei primi interventi del Costituente che riporto è proprio su questo punto, proprio perché questa sovranità intesa come perseguimento dei diritti costituzionali, i diritti enunciati in Costituzione, il primo dei quali è il diritto al lavoro, fosse ineludibile. Cioè, in un certo senso, qualcuno saprà, insomma, la cosa si sviluppa nell'articolo 4, no? Che se voi andate a vedere, sostanzialmente è una formulazione di questo tipo. La Repubblica si adopera per rendere effettiva il diritto al lavoro mediante la piena occupazione. Grosso modo, dati gli anni, è inevitabile, poi dare anche i lavori della Costituente, pensare che si trattasse del diverso equilibrio rispetto a quello basato sulla perfetta flessibilità dei prezzi, sull'equilibrio allocativo fissato dai mercati, possibilmente sovranazionali, perché il mercato più grande è, più efficiente è, secondo loro, è esattamente opposto a quello che concepì Keynes e che fu evidentemente, oggettivamente, in base ai lavori preparatori della Costituente, recepito in Costituzione. Quindi la Costituzione sostanzialmente dice
il diritto al lavoro si rende effettivo attraverso politiche economiche di pieno impiego. Come fa a assicurare che questo? Rendendo responsabili davanti al popolo, su cui è fondata la sovranità, coloro che non fanno, che non perseguono questo diverso equilibrio diverso da quello in precedenza perseguito dalle teorie economiche liberiste. Perché possiamo dire questo? Perché lo dicono papale, ci sono vari interventi, io me li ho segnati tutti, vedete che mi avrei voluto farvi la lettura, purtroppo ci vorrebbe un attore, sai, vedete quelli che mettono un leggio, la luce, così che lo legge bene ed è suggestivo, però insomma lo dicono proprio, dicono non è riproponibile l'insieme dei valori e delle politiche perseguite dal liberismo, lo dicono. C'è un fantastico intervento di Ruini, che era il presidente della Costituente, che era una specie di pre-parlamento, erano delle persone elette apposta per scrivere la Costituzione con una legge proporzionale purissima, perché garantisce che tutti possano partecipare all'elaborazione della legge fondamentale. Qui, insomma, vi rendete conto, no? Che è importante questo, che quando si parla di regole di questo tipo, che sono le regole fondanti, tutti devono poter essere rappresentati, e ricordiamoci. Ma insomma, loro, Ruini, in questo intervento, discute con Einaudi, che è il trade union fra le due narrazioni in parallelo, fra i fondatori dell'Europa e i fondatori del modello democratico della sovranità costituzionale, della Costituzione del 48, perché sta con tutte e due, cioè lui sta sia nell'Assemblea Costituente, sia è uno dei principali animatori di questa idea del federalismo europeo come, secondo la sua stessa enunciazione, come strumento fondamentale per ripristinare l'equilibrio dei mercati e sostanzialmente quindi un'economia liberista improntata alla libertà economica come valore supremo, in contrasto con l'affermazione invece che sia il lavoro e il pieno impiego il valore supremo. Vi rendete conto che queste due cose sono di per sé radicalmente una opposta all'altro? E Einaudi fa un intervento in cui dice: ma noi dobbiamo cercare di perseguire una terza via, che è esattamente la formulazione che lui trae dall'ordoliberismo tedesco, cioè, adesso senza scendere troppo in dettagli storici, comunque Repke è chiarissimo, Repke è un economista che è stato anche ministro che ha avuto incarichi di governo nella politica economica della Germania del dopoguerra, era in contatto anche con ministri della fase finale degli anni 30, quindi in Germania, quindi ministri del governo del Terzo Reich, che sono diciamo insieme a lui i teorizzatori di questo ordoliberismo, e loro dicono: sì, dobbiamo perseguire questa terza via. E Einaudi glielo ridice e dice: questa terza via, effettivamente noi non diciamo che lo Stato deve essere disarticolato e reso ininfluente sul libero gioco del mercato. Noi anzi diciamo che le politiche che noi propugniamo potrebbero essere altrettanto intense, altrettanto ampie come tipo di norme, quindi di regolazione che proponiamo, di quelle di un'economia pianificata, soltanto che questo qua noi lo facciamo al fine di restaurare la piena economia di mercato. Ora, anche questa frase, oltre a quella della terza via, anche questa frase Einaudi la trae da una frase di un altro teorico del neoliberismo, che si chiama Rustoff, che è un tedesco, che poi diventerà ordoliberista a sua volta, cioè sarà coinvolto nelle teorie e nelle politiche economiche della Germania del primissimo dopoguerra, e che il quale dice, dentro una sorta di convegno in vari giorni che si fece a Parigi nel 1939, se non ricordo male, che si chiama il colloquio Lippmann, e dice esattamente le stesse parole. Quindi Einaudi, attraverso il suo intervento della Costituente, dimostra
ma perché li dice quasi alla lettera le stesse frasi che sostengono, non so, Repke o Rustov o Mitch, altro, cioè lui dice praticamente le stesse frasi che compaiono nel colloquio Lippmann, che è praticamente il momento in cui si riunirono tutti insieme, diciamo alla fine degli anni 30, e stabilirono come si faceva a reagire alle idee che erano state diffuse come reazione alla crisi del 29, che per cui stavano prevalendo le teorie keynesiane. Sì, questo è compatibile pure con l'esistenza di regimi autoritari fascisti, in pratica di fronte alla irrisolvibilità, risolubilità della crisi economica, ricorsero, noi lo sappiamo, a politiche cosiddette sociali, politiche di sostegno alla domanda, politiche di cosiddetto welfare, no? E se non che Ruini, nel confutare quello che gli osserva Einaudi, gli dice qualcosa di molto chiaro, gli dice questa terza via, che poi sarà appunto il fondamento dell'Europa, perché sta scritto nei trattati, la terza via è l'economia sociale di mercato, che è enunciata come principio fondamentale, cardine, diciamo, dei trattati. E gli dice, guarda, questa terza via io non so se possa funzionare, a me pare che voi stiate riproponendo la scienza dell'Ottocento, riferendo alla scienza dell'Ottocento appunto le teorie liberiste, le teorie dell'economia cosiddetta classica, che poi può diventare neoclassica, ma questo sarebbe una questione di storia dell'economia un po' tecnica che non ci interessa. Quello che ci interessa è che i principi fondamentalmente sono quelli, comunque io li giustifico sul piano dei modelli, e su questo possiamo, diciamo, sofisticare il discorso quanto vogliamo, ma rimane il fatto che l'ossessione per i prezzi è essenzialmente volta a affermare il principio della domanda e dell'offerta sul mercato del lavoro, perché mentre su tutto il resto dei settori, diciamo, non tanto economici, ma dei fattori della produzione, ecco, dei vari settori economici di produzione che costituiscono diciamo, l'offerta, no, la produzione, loro sono disposti ad accettare come ipotesi teorica, alla fine l'accettano, anche ai tempi della crisi del 29 hanno accettato l'esistenza dei monopoli e degli oligopoli, e quindi la concorrenza perfetta che consentiva la domanda e l'offerta, il sistema dei prezzi come miglior, perché lo dice, questo lo dice Rep, che il sistema dei prezzi è un voto continuo che è la vera democrazia, per cui siamo tutti liberi di determinare i prezzi. Siccome tutti sono liberi di accedere al mercato e di diventare produttori, il sistema dei prezzi è la vera democrazia. Invece questa è un'ipotesi puramente teorica, non si verifica mai nella storia del capitalismo, però quello che contraddistingue tutta l'evoluzione delle teorie liberiste finché non si adottano i modelli di equilibrio di Keynes, e quindi è l'applicazione proprio incondizionata e illimitata del principio della domanda e dell'offerta, e quindi della variabilità, quindi flessibilità verso il basso in caso in cui la domanda si abbassi, la domanda di lavoro da parte del settore produttivo, si applica solo al mercato del lavoro. Questa è la caratteristica fondamentale. Insomma, questa è la scienza dell'Ottocento, e Ruini glielo dice a Einaudi, perché gli dice questo, dice questa a me pare la scienza dell'Ottocento. È molto bello, insomma, leggerseli in originale, perché vi rendete conto della distanza siderale che c'è fra le parole della politica di quel tempo e qualsiasi, anche diciamo la più benevola e la più, come dire, lungimirante visione della politica di oggi, specialmente se poi andiamo ad ascoltare qualcuno che fa parte della Commissione Europea, qualche commissario europeo, sono praticamente come se fossero sintatticamente, contenutisticamente, pianeti diversi, cioè però il punto è un altro, che non è che quelli della Costituzione, della Costituente, erano discorsi sono oggi discorsi storicamente superati. Perché le idee che vengono affermate oggi con i trattati europei sono vecchie. Glielo dicono perché sono esattamente le stesse idee che vengono confutate
dai costituenti, perché sono il tentativo con nuove formule di riproporre la vecchia economia, quella di prima della crisi del 29. Lo uso come spartiacque simbolico, perché possiamo anche su questo disquisire, ma insomma sostanzialmente nel mondo occidentale perlomeno questo è il punto. La Costituzione non è vecchia rispetto all'impianto delle teorie economiche e della visione della società che c'è nei trattati europei, è il contrario. I trattati europei sono il frutto di un tentativo di restaurazione dell'economia neoclassica, liberista dell'Ottocento e del primo Novecento, sapendo che c'erano le teorie keynesiane che erano state istituzionalizzate nelle costituzioni democratiche e pluriclasse fondate sul principio della tutela del lavoro. Questo implacabile tentativo di restaurazione viene offerto come nuovo. Io lo ripeto perché è veramente importante focalizzarlo. Tant'è vero che Ruini gli dice, Ruini ma anche altri, noi abbiamo bisogno di un'economia nuova, non quella vecchia della scienza dell'Ottocento. Chiarito questo punto, noi abbiamo fatto una grandissima parte del cammino, perché da questo momento possiamo smettere di sentirci in colpa, perché sono loro che hanno in colpa, sono loro che hanno fallito. Sono queste teorie che hanno portato il mondo una prima volta a crisi economiche spaventose e ancora di più a diseguaglianze spaventose nelle società in cui veniva instaurato quel tipo di capitalismo, fino al punto che ci fu la rivoluzione bolscevica. Adesso non dovete andare a discutere che tipo di capitalismo c'era in Russia, però obiettivamente la reazione fu la diffusione del marxismo, anzi loro se ne lamentano pure, perché dicono che la teoria del plus valore nasce dall'idea che avevano Smith e Ricardo della produzione. Quindi dice no, non basta mai quanto va dissimulata la spietatezza di quella scienza economica, non basta mai, la dissimulazione è fondamentale, viene riproposta in modo dissimulato in costituente già, perché il neoliberismo di cui Einaudi si fa portatore, il neoliberismo del colloquio Lippmann, il neoliberismo di Repke, di ottoliberismo, di Nietzsche, di Rustov, di Hayek, ovviamente Hayek è lo stesso Lippmann. Adesso su ognuno di questi personaggi potremmo raccontare, perché è interessante saperlo, perché vedendo cosa fanno capite chi sono, vedendo che ruolo hanno avuto nella storia capite a quali interessi hanno servito e capite quindi le loro teorie a quali interessi servano. L'interesse era quello della restaurazione di quel tipo di economia che aveva fallito, loro sono in colpa e noi cercavamo l'equilibrio del benessere. Noi italiani della Costituente del 48, e ovviamente noi oggi chi siamo? Noi siamo una massa di cittadini disinformati sistematicamente da un sistema mediatico che riflette il complesso di interessi e che porta avanti la strategia di dissimulazione, se non vogliamo dire di menzogna, che è una tipica tecnica di affermazione di questa ideologia politica che si traduce opportunamente in una serie di misure di politica economica, che sono tutte nel loro complesso scritte nel trattato. Ma come le hanno scritte? Perché siccome la tecnica della dissimulazione è decisiva, sono state scritte dentro i trattati in modo da non essere comprese, lo dice Amato, no? I trattati sono stati scritti in maniera che nessuno potesse capirli. Io nel libro cerco di darvi delle chiavi di lettura per cui, assunti certi principi, si capisce quello che c'è scritto nei trattati. Per la prova di questo, e qua concludo perché non voglio farla troppo lunga, perché sennò ci avrei troppe cose da raccontarvi, anche per l'entusiasmo di aver fatto. No, vabbè, ma poi leggere il libro per me è relativo, perché in realtà io nel blog queste cose le do senza a gratis tutte le volte che posso, per chiunque volesse accostarsi, ma comunque non sono solo a farlo, che vedo qui che c'è il mio amico professor Bagnai, con cui abbiamo compiuto questo percorso, cercare di restituire alle persone coinvolte in un rullo compressore, cercare di restituire quel minimo di verità
che il serva per tutelarsi, perché voi avete la Costituzione vi dà ragione, ma la Costituzione è stata messa in uno stato di sospensione che sostanzialmente è un golpe sottile, ma è un golpe. Perché? Perché il diritto al lavoro e la piena occupazione, ad esempio, si possono ottenere, e lo dicono i costituenti, soltanto adottando gli strumenti di politica economica e gli obiettivi enunciati in quella che si chiama la cosiddetta Costituzione economica, la parte attinente ai rapporti economici e sociali, gli articoli 35 e 47. Non a caso partono dalla tutela del lavoro e dell'occupazione, articolo 35, articolo 36 riguarda i livelli salariali, la retribuzione dignitosa per condurre una vita libera è sufficiente per una vita libera e dignitosa del lavoratore, e finisce con l'articolo 47 che oggi invocano i banchieri. Pensate un po', l'articolo 47 è quello sulla tutela del risparmio, però poi oggi parlano perché vengono coinvolte posizioni che non si credeva che sarebbero state messe così in discussione. Ma l'articolo 47 ha molto a che vedere con il pareggio di bilancio, con la riduzione del deficit, con la idea truffaldina che lo Stato sia come una famiglia, perché quel deficit, quella differenza fra entrate e uscite, quella parte di ricchezza in termini di liquidità che lo Stato può avere modo di introdurre nella società se ha la cosiddetta sovranità monetaria, è il risparmio del settore privato, grosso modo. Poi adesso diciamo si sarebbe da vedere come sono gli aggregati, però grosso modo, immaginando un equilibrio dei nostri conti con l'estero, che noi importiamo quanto esportiamo, grosso modo quel deficit è il risparmio delle famiglie. Quindi prima di arrivare al meccanismo di risoluzione dell'unione bancaria e alla distruzione del risparmio dei correntisti, bisognava pensarci, perché il punto vero perché se io faccio politiche di limitazione del deficit, ma già se metto un tetto al deficit che è superiore all'onere degli interessi del debito pubblico annuale, io ho già deciso che la gente non deve avere più la capacità di risparmiare, e posso arrivare in condizioni di riduzione del deficit che è sotto lo squilibrio delle partite correnti, posso arrivare ad avere il risparmio negativo. Il risparmio negativo è quando noi non campiamo più con lo stipendio, e tanta gente lo sa, famoso non arriva alla fine del mese, e anzi ho un qualcosa di spesa che è superiore alle mie capacità di reddito e mi devo vendere qualcosa, perché il risparmio negativo, se il risparmio positivo è un flusso di reddito non consumato che mi consente di accumulare un patrimonio, cioè di comprarmi la casa, mica tanto, l'abitazione, c'è scritto nell'articolo 47 della Costituzione, il risparmio diffuso che promuove la Repubblica Italiana serve a dare l'accesso all'abitazione a tutti, c'è scritto così nella Costituzione. Quindi il flusso negativo porta che io svendo il mio patrimonio, perché non posso pagare il mutuo, non posso pagare le rate della macchina. Questo è il sistema europeo, perché è il sistema del pareggio di bilancio o comunque della riduzione del deficit, con dei tetti prestabiliti che non hanno nulla a che vedere con le esigenze economiche di quella. Perché poi viene fatto un sistema così apparentemente in sé dannoso? Perché serve a mantenere in vita la moneta unica. Perché si deve mantenere in vita la moneta unica? Perché la moneta unica obbliga a queste politiche, è una specie di circolo vizioso, ma in realtà finisce nel poter dire la moneta unica, con i suoi sistemi di mantenimento, guardate che questo lo dice Maiocchi, che è un economista che poi ha scritto il libro bianco sulla riforma fiscale insieme a Tremonti, ma lui negli anni 70 diceva le cose che vi sto dicendo io. Nulla di quello che vi ho detto in questo finora è qualcosa che non sia stato detto da persone che hanno fatto parte della Costituente o da persone che poi hanno cambiato idea, ma che comunque le hanno dette. Sui trattati, volevo soltanto per divertirvi, o meglio, è un divertimento relativo, insomma, confermarvi ancora una volta che l'idea che per dire in faccia alla gente
cioè dire in faccia alla gente quello che realmente è la portata normativa, cioè gli effetti, le conseguenze delle norme che sono scritte nei trattati, non è cosa, no, loro hanno sempre teorizzato di non farlo, e quindi va dissimulato, va possibilmente negato, va costruita una cortina. La cortina può essere qualsiasi cosa, può essere il gender, le pari opportunità, può essere uno scontro di religione, può essere tutto questo, serve a deflettere l'attenzione, infatti se fateci caso è così, nel flusso mediatico è così, dal fatto che il conflitto sociale viene riregolato al contrario, cioè la Costituzione lo regola nel senso di includere tutte le classi sociali nella partecipazione al potere economico e sociale, e questi invece li vogliono riescludere, cioè vogliono portare le persone a un livello di assoggettamento ai meccanismi istituzionali che finiscono tutti in mano a un'oligarchia che predetermina il suo equilibrio allocativo non discutibile, non controvertibile e contrario a quello della Costituzione. Allora, però quello che volevo dirvi è che è interessante che poi dopo in realtà tutte queste cose, compresa la cosmesi, sono state condivise credo dalla gran parte, dalla schiacciante maggioranza dei costituzionalisti in Italia, però prima che va dagli anni 70 fino a qualche parte degli anni 90 non dicevano le cose, dicevano cose simili a quelle che vi dico io adesso, poi cambiano tutti idea perché praticamente c'è la globalizzazione, ci stanno i mercati, iniziano a utilizzare queste terminologie che non sono proprio del diritto in realtà, no? Perché poi se io credo che se un giurista si occupa di concetti economici, dovrebbe capire, no? Dovrebbe capirli, perché sennò è inutile che li usi. Se li usi, fai quello che dice Pietro Barcellona, che è un grande giurista, è un, diciamo, un studioso di diritto civile, ma è anche uno studioso di... Vediamo se lo ritrovo, mi potete scusare perché vi avevo preparato tantissime cose. Però sostanzialmente lui lo dice che i giuristi sono affetti da un inevitabile, il concetto grosso modo è questo, da un inevitabile conformismo, per cui anche inconsapevolmente, lui dice anche inconsapevolmente, qualcosa consapevolmente finiranno per fare il gioco dei poteri economici forti e per sostenere le oligarchie. Magari ripete lui, forse involontario, però insomma sulla cosiddetta dissimulazione del modo in cui tutto il diritto europeo è proposto, perché crea un metolinguaggio impenetrabile. Voi pensate, vogliono parlare della stabilità finanziaria e dell'equilibrio bancario a tutela dei consumatori, del risparmio, che hanno fatto l'unione bancaria, che significa il massacro totale per tutti. No? Chi l'avrebbe pensato 2 anni fa? Cioè io veramente 2 anni fa l'avevo scritto, l'ho avvertito più volte che sarebbe stato esattamente questo lo schema, però comunque sia l'opinione pubblica non è in grado, e questo lo esprime molto bene Bognetti. Chi è Bognetti? Bognetti è il primo dei costituzionalisti all'inizio degli anni 90 che esce fuori allo scoperto col trattato di Maastricht e dice: guardate, io sono proprio un amante di Adam Smith, dei padri fondatori americani, che erano tutti molto, molto oligarchici, insomma molto portati a dire che il popolo non è in grado di autodecidere, ma noi sì, e quindi il bene del popolo lo sappiamo noi e dobbiamo sottrargli al popolo, attraverso meccanismi istituzionali opportuni, dobbiamo sottrargli la possibilità di farsi del male, e quindi insomma la nostra funzione è indispensabile e solo noi possiamo assolverla. Grosso modo è quello che dice Barroso nel famoso discorso di Commiato da Presidente della Commissione Europea, di cui vi ho parlato prima, che se volete vi do i referenti, è interessantissimo da leggere. Fermo restando che fa riferimento a delle teorie costituzionalistiche che sono sistematicamente studiate, elaborate da una commissione apposta che istituita presso la Commissione Europea, che si chiama la Commissione di Venezia, in cui si riteorizza la riscrittura del diritto costituzionale conforme al disegno, diciamo, dei trattati e quindi alla restaurazione del paradigma liberista.
concludo rapidissimamente, soltanto leggendovi le parole stesse di Bognetti. Di fatto, le strutture attualmente esistenti dell'Unione Europea poggiano su testi normativi farraginosi e per certi aspetti vuotamente retorici, e non possono di massima operare se non in maniera prevalentemente conformi a un modello neoliberale. Per il resto, cioè, nonostante tutta questa farraginosità, nonostante questa pletoricità di questi testi, premono sugli ordinamenti statali nel senso della privatizzazione e della liberalizzazione, imponendo il principio della concorrenza e costringendo a cancellare molte misure introdotte come sociali, ma di fatto, Bognetti è un super liberista, dannosamente assistenziali e ingiustamente protezionistiche. Vi rendete conto? Sono loro che ce lo dicono, non è una cosa che è possibile, diciamo, imputare di essere un'induzione malevola. È teorizzato perfettamente. Io a questo punto credo che mi fanno segno dalla regia che devo lasciare tempo alle domande. Va bene, grazie. Fate voi il giro, avete raccolto le domande scritte, Gianluca? Ah, ok. No, semplicemente una piccola conclusione. Ringrazio anche il collega Dario Tamburrano, che insieme a Marcello poi qui è di casa e che lavora con me in Europa su altre tematiche, però sono contento che sia venuto anche lui a approfondire questi temi che sono necessari poi per il lavoro che facciamo. Ringrazio di nuovo Luciano, e spero poi di avere anche l'occasione di averlo a Bruxelles. Ci piacerebbe portare questi temi anche all'interno delle istituzioni europee, perché in Europa comunque tante forze politiche e tanta gente si sta accorgendo che la costruzione europea è questa, e quindi è anche un bene cercare di convogliare queste forze in un dibattito che porti alla luce queste tematiche. Quindi ripeto, mi fa piacere che il gruppo di Roma dell'undicesimo municipio, come ho detto all'inizio, si dimostra sempre, diciamo, sensibile a queste tematiche. Spero che sempre di più sia così all'interno della forza politica che rappresento. Io mi impegno a fare questo, non è facile, ma come ho detto durante il mio discorso, ogni forza politica in Italia soprattutto, che oggi si candida a governare il paese e vuole governare secondo certi principi, non può prescindere dalla lotta a questo sistema e dal rifiuto di questo sistema, altrimenti succede, con tutta la buona volontà possibile, quello che è successo in Grecia. Ripeto, al di là di tanti discorsi che possono sembrare tecnici o complicati, quello ce l'abbiamo avuto tutti sotto gli occhi, e quindi rendiamoci conto che può succedere domani anche da noi. Quindi veramente complimenti ancora a tutti, e complimenti poi a Luciano. Seguitelo anche nel suo blog, perché come diceva lui, poi quello che c'è dentro questo libro è il risultato poi di un lavoro più complesso e duraturo nel tempo di un paio di anni, di quello che poi emerge da quanto scrive sul suo blog. Grazie ancora, e quindi spazio alle domande. Ottimo, grazie a tutti. Allora proseguiamo con la lettura delle domande. La prima domanda avrei voluto farla io, però per mettere un po' di pepe: il reddito minimo è costituzionale? Dunque, il reddito minimo, vi do una risposta semplicissima. Di questo ho scritto tantissimo e ho elaborato tantissimo. Nel libro è trattato questo aspetto, però io penso che la domanda si riferisca al reddito di cittadinanza. Sì. Perché il reddito minimo è un'altra cosa. Diciamo che il reddito di cittadinanza è un grosso acceleratore della deflazione salariale e agevola la stabilizzazione di un'alta occupazione disoccupazione strutturale, e quindi la conseguente
abrogazione inesorabile dell'intero sistema del welfare. Non solo, il reddito minimo a sua volta è un acceleratore del meccanismo del reddito di cittadinanza. Quindi, diciamo, sono l'uno forse è un catalizzatore potentissimo di una reazione chimica che in breve tempo porterà a chi gode del reddito di cittadinanza a ritrovarsi senza pensione e senza sanità da vecchio, senza avere nessuna sicurezza, ma questo probabilmente dal punto di vista malthusiano neoliberista è perfetto, anche decrescista e ambientalista è perfetto, perché più si accorcia la vita, più la società è sostenibile per loro, cioè come evidenziava lo stesso Smith, a Edimburgo c'erano i quartieri alti dove si viveva fino a 88 anni e poi c'erano quegli altri in cui si viveva fino a 38, quindi è giusto per loro che sia così. Il reddito di cittadinanza fa il gioco dell'avversario, ovviamente sul presupposto di una cosa, che si ignori la Costituzione e si mantenga e non ci si opponga al mantenimento del sistema europeo basato sulla moneta unica. Se si arrivasse a uscire dal paradigma economico neoliberista, ordoliberista della moneta unica, si potrebbe discutere del reddito di cittadinanza, però fateci caso, nella Costituzione c'è? No. Evidentemente l'equilibrio e le politiche di equilibrio macroeconomico previste in Costituzione non lo ritenevano necessario, perché in qualche maniera c'è qualcos'altro. Perché nell'articolo 38 forse c'è un passaggio che lo consentirebbe, ma lo rende qualcosa di assolutamente marginale. Se io ripristino che cosa? L'equilibrio della piena occupazione con l'impieno impiego dei fattori, perseguito attraverso le politiche dello Stato, le politiche economiche e fiscali dello Stato. Se lo Stato fa politica economica e fiscale, io non ho bisogno del reddito di cittadinanza. Ne ho bisogno forse per frenare la caduta della situazione di vita, proprio al di sotto di ogni soglia di benessere, di tantissimi disoccupati, specie giovani. Il fatto del giovane disoccupato è fuorviante, perché è chiaro che da giovane uno pensa: io non ho mai lavorato, non mi fanno entrare nel lavoro, mi danno 600 euro al mese, io sono contento perché è meglio della paghetta che mi davano i miei. Ma guardate, nel libro c'è scritto, non è un'opinione mia, il reddito di cittadinanza non può funzionare sul presupposto di un'alta disoccupazione, né è uno strumento che ha nulla a che fare con la risoluzione del problema della disoccupazione. Ergo, lo devi finanziare distruggendo progressivamente o anche rapidamente il sistema del welfare. È incostituzionale distruggere il welfare? Sì, perché lo dice l'articolo 38. È incostituzionale non perseguire politiche di piena occupazione? Sì, perché lo dice l'articolo 4 della Costituzione. Quindi sì, il reddito di cittadinanza dentro la moneta unica è incostituzionale, fuori dalla moneta unica è marginale, probabilmente irrilevante, cioè auspicabilmente irrilevante. Sì, abbiamo veramente pochissimo tempo, io chiedo a Luciano Baracaracciolo se ci fa la cortesia, adesso consegnerò i bigliettini, e di fare un post all'interno del suo blog rispondendo alle domande che vengono dal pubblico, magari con una piccola recensione su quello che è successo oggi, magari, perché non riusciamo a leggere tutto e mi dispiace perdere domande che vale la pena appunto di fare. Cioè, la seconda domanda è: quali dovrebbero essere le riforme da fare per rendere l'Europa keynesiana e più sociale? Dunque, il primo capitolo del libro è dedicato a questo argomento. Avrete capito da quello che ho detto prima che l'Europa non è che irriformabile, perché qualsiasi costruzione umana negoziale, cioè in cui le persone si mettono a un tavolino e cercano di trovare un accordo, è possibilmente mutabile con un nuovo accordo. Ma se tutti quelli che si sono messi d'accordo, quelli che veramente sapevano cosa avrebbero scritto dentro l'accordo, volevano un'altra cosa, voi come glielo imponete? Cioè, com'è possibile? Se tutti, io dico tutti, perché non è possibile che qualcuno abbia aderito in particolare alla moneta unica perché è fatta dai governi, no? Sono i governi che fanno i trattati, non è una cosa. I parlamenti ratificano, ma se io sono convinto, se oggi andiamo a interrogare un parlamentare tipo
sull'unione bancaria, sul meccanismo di risoluzione o anche soltanto su quali sono i principi fondamentali e se i trattati sono divisi in trattato sull'Unione Europea e trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e quali sono ad esempio le norme sui poteri negoziali internazionali dell'Unione Europea, in particolare per quanto riguarda il trattato transatlantico di libero commercio, io sono sicuro che quasi nessuno saprebbe rispondere, no? Quindi sono i governi che hanno in mano questo, ce l'hanno in maniera tale che avevano un'unanimità e i trattati sono sempre conclusi all'unanimità, sono sempre un accordo pieno di convergenza di volontà identiche. Allora voi come glielo mettete in testa che loro dovrebbero dire, perché c'è una continuità fra i governi, no? Perché i governi dicono l'Europa.